ragazzi, questo nuovissimo video su Clash Royale. Siamo ritornati finalmente su Clash Royale. Anzi, no, finalmente un cazzo, perché Mike Shosha, che tu oggi con me c'è Mike Shosha, abbiamo superato in un giorno i 40.000 like. Questo cosa significa? Jumpy, esci i soldi. Questo significa che, ragazzi, devo andare a spacchettare 100 euro di bauli super magici. Giusto, ragazzi, giusto. Veramente grazie, ragazzi. Se io potessi abbracciarvi, abbraccerei proprio tutti, tutti quanti, perché siamo riusciti finalmente a fare una cosa epica, storica: uscire i soldi a Jumpider. Lui mi ha fatto spendere l'ira di Dio e adesso lo farà anche lui. 3, no 1, non 2, 3 bauli super magici, cioè, raga. Però siccome le promesse si mantengono, io sono uomo di onore, uomo di parola, Mike Shosha, ho promesso che avrei spacchettato appunto in Arena 6. Come vedete, stiamo finalmente in Arena 6. Porca troia, abbiamo anche dei bauli gratis da aprire. Quindi direi, Mike Shosha, se tu sei consenziente, se ti piace questa idea, direi, esatto, di partire con i bauli di omaggio. Che ne dici? Ragazzi, purtroppo è successa una sciagura. Anzi, no, una sciagura no, ma una sciagura, attenzione. Per mia sfortuna, ragazzi, ho trovato, mentre ero off camera, ho trovato in un baule gratuito il golem. Cioè, capito, raga? Capito, esatto, di chi stiamo a parlare. Cioè, la botta di culo, ho trovato il golem nella chest di legno gratuita. Che è praticamente il golem, come vi faccio vedere adesso, è una carta dell'Arena 6. Quindi adesso le carte che dobbiamo trovare oggi sono l'Elisir, che è una carta fondamentale per questi livelli, e il mortaio, che non serve a un cazzo, però dobbiamo trovarlo lo stesso perché a noi piace trovare, sì, le carte. Sostanzialmente, ragazzi, spenderà dei soldi a buffo. Vabbè, sì, grazie, sicuramente... per colpa tua, per colpa tua. Vabbè, oh, oh, senti, senti, Jumpy, lascia stare. Tra l'altro, sì, ci saranno solamente 3 carte da trovare. Apri il 3 Magical Chest. Mo mi vuoi dire che non troverai? E tra l'altro, Max, cioè, ti faccio vedere una cosa. Ti faccio vedere una cosa. Che nei bauli super magici, tra l'altro, che ne ha 6, costano 3.400. Quanto? I soldi? 3.400. Quanto? 3.400. Mi piace sentirtelo dire. E in più, però c'è un però: troviamo 15 carte epiche, quasi 4.000 di oro e 93 rare. Cioè, adesso se non mi faccio l'esercito di Gesù Cristo, io veramente rage quitto YouTube. Però io ti posso anche proporre qualcosa di un po' più sostanzioso, se vuoi. Che cazzo vuoi? Sto a paura, no, quando parli. Non so se ti interessa. Ragazzi, se questo video supera 50.000 mi piace. No, no, no. In Arena 7 apri solamente 7 baule magico. 7 bauli magici. Non super magici. Anche perché 6x7 42, 4200 gemme. Va bene. Che so, comunque sono meno di 100 euro, però, ragazzi. Sono 50 euro, però, mannaggia a te. E vabbè. Dai, si può fare, ragazzi. 50.000. Quindi 50.000 mi piace. Dato che l'ultimo episodio in un giorno siamo arrivati a 40.000, 50.000 mi piace. Apro 7 bauli magici per trovare, ovviamente, in Arena 7, ragazzi. Per trovare in Arena 7 la carta leggendaria, l'ultima leggendaria. Il principe, cioè il gigante, quello forte. Il moschettiere, anzi 3 moschettieri. E il principe nero. Cioè, vai con i bauli omaggio. Immagini, trovo le carte nei bauli omaggio e me la, sì, prendo in culo. Eh sì, ma io lo spero che ok, vada, nel primo gratis non è partito niente. Andiamo ad aprire, no, questo silver, che me lo tengo qui da un bel po'. Vai. No! Ma porco, due, fai schifo! No, non ci, no, credo, vabbè, raga. Ma guarda, sono pure contento, perché così apri tutte quelle ceste inutilmente. Non ci credo, Max, non lo voglio più fare questo video. Invece lo farai. No. Cioè, fai schifo, raga. Io a FIFA sono stato sculato, ma te, porco Giuda. Cioè, ci manca che trovo pure l'altro e stiamo a posto. Cioè, ho trovato il golem e questa nelle carte di regalo. Cioè, nei bauli di regalo. Apro questa con 6 gemme, cioè proprio, sì, voglio vedere. Sì, così se... sbafo. Sì, 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 capito. Oh mio Dio, cioè adesso mi tocca trovare praticamente solo il mortaio, che non me ne fotte un cazzo di trovare il mortaio. Vedi, Jumpy, è la dura. Però guarda il lato positivo, che comunque tu spacchettando, aprendo gemme, comunque livellerai, avrai delle carte più forti. Vabbè, andiamo a comprare ste, guarda, cioè devo shoppare 100 euro di gemme. Lo sto per fare, raga. Devo prendere l'acquisto, non lo voglio fare. Fallo. Non lo voglio fare, Jumpy. Fallo, Jumpy Deck. Fallo, Jumpy Deck, l'hai scelto te, è la devo tua premere strada. Con... Non l'ho scelto io di farmi 40.000 like, bastardo. L'ho premuto, cazzo, l'ho premuto. L'ho premuto. Spero che non vada a buon fine. No, l'ho pagato. Vaffanculo, pagamento riuscito. 14.000. Oh, guardali come vanno. Mamma mia. Cioè, tu senti quando vedete una bella ragazza proprio là con due belle zinne così? Ecco, io mi sento in quel modo. Ho speso 200 euro su Clash Royale, porco due, vabbè. No, aspetta, ridillo. Partiamo col primo baule super magico, Mike Shosha. Ma guarda che tu mi dovresti ringraziare, perché comunque, ok, adesso hai speso, però
tu te ne apri tre, ti avanzeranno le gemme, vai. 3400 gemme andate, primo bowl magico aperto. Okay. Abbiamo soldi. 3500 d'oro, vai così. Ecco no. Qui. Guarda dov'è, già, c'è veramente, devo spendere soldi inutili adesso. Esattamente, cioè raga che schifo. Cioè voi ci pensate, abbiamo iniziato sto video già col golem perché l'ha sculato. Esatto. La prima chest, nella prima chest ha trovato la cosa, l'elisir. L'estrattore, adesso al primo spacchettamento il mortaio. Ma cazzo. Ma porco due. Più sculato di me non esiste. Gemmone un cazzo. Secondo tiro, la Valchiria, vai così. Vabbè. Ok, la torre infernale. Ok. La sfera infuocata, guardi quanto upgrade. Oh, upgrade mio zio. Ok, ottimo, ottimo. Le epiche. Cioè, troverò 14 upgrade di una epica, te ne rendi conto, Max Shosha? Sono contento, sono contento. Vediamo di che cosa. Magari del golem, guarda. Vai. Minchia, l'hai detto! L'hai chiamata, oh! L'hai detto! L'ho chiamata! Cioè, vedi qual è il problema, raga? Che io gli sto a avere il culo a lui, no? Mo se quando spacchetto io non mi passi il culo a fancina, te vengo a smontare le ruote della polo. Subito col secondo pacchetto, vai, allora. Lapide. Ok. La prima epica è pecca, va bene. Che non... Oh, voglio trovare upgrade di carte che uso, cazzo. Tipo il principe. Tipo il principe, minchia, 148 sgherri. Upgrade della veleno che non uso. Vai. Ah, 210 mortai. Ma vabbè, che cazzo non ci serve, non ci servono i mortai. Forza. No, ah, il gigante mortacci. Il gigante è ottimo, raga. Il gigante è ottimo che lo strauso. Ottimo così, cazzo. Guarda, mo' esce il principe. Raga, se esce il principe me ne vado, Ma no, ti prego. Ti prego, vai. Oh. La fulmine. Che schifo. Minchia, però la fulmine ho creata a livello 3. Minchia, ho tanta roba, cazzo. Vai. Vai. L'ultimo pacco, ragazzi. L'ultimo pacco, mi raccomando. Voglio un sacco di piace per questo spacchettamento assai potente, assai selvaggio. Assai misterioso anche. Quindi andiamo con l'ultimo baule. Ragazzi, super se trova il principe, veramente men cazzo, Intanto c'ho 11.000 d'oro. Quindi adesso salgo di livello per forza, come minimo. Per sì. Forza. Vai così. Guarda quante carte del cannone. Mamma mia, che il va cannone. Bene. La furia. Mamma una mia, carta me la furia. Sento proprio coso. Come si chiama? Io me la sento proprio in culo, invece. Vai. Sì! No! No! Oh, meno male, va, già stava a rosicare, Ok. Cazzo, no, merda, buono. Colpire è troppo forte. Lapide, vaffanbrodo. Vabbè, buona la lapide, la fa il mazzo spawner. Allora, se qualcuno, ragazzi, vuole donati dei mortai, io sono pronto a donare 617 mortai, quindi... Mortacci, voi, direi. Altro tiro. No! Puttana maiala. Questi sono dolori per chi mi incontro in partita. Attenzione, chi sarà? Attenzione, ultimo tiro. Vai. Ultimo tiro, ragazzi. Ah, sei il principe, porco de sclero, Oh. Il traghetto. Vabbè, il però traghetto, il traghetto minchia, sarebbe un buon motivo per ritornarlo ad utilizzare. Ok, mi sono rimaste 3800 gemme. Che mi terrò qui, cazzo. Che mi terrò qui. Andiamo a upgradare subito il gigante a livello 6. Upgradiamo il golem, ragazzi. L'ultima carta che... Il golem praticamente è una carta che mi trovo sempre... che mi trovo spessissimo contro. Quindi voglio un attimino utilizzarla. Mi dà 100 punti esperienza. Tra l'altro il golem a livello 4, 3990 di vita. Sì, lo butti cioè, giù. Porca troia. Cioè... Con le preghiere, ragazzi. Esatto. Qui per favore. Mamma mia. Quindi, ragazzi, abbiamo l'esercito un pochetto maxato. C'è un pochetto. Le cose che utilizzavo non ho maxato un cazzo. Però va bene così. Ma ci andremo a fare come l'ultima volta. Ovvero la nostra deck challenge. Fare delle partite con i deck consigliati dai nostri cari iscritti. I due cari iscritti che ti ricordo ti hanno fatto spendere ben 100 euro. Allora, Max Shosha, devi utilizzare il barile goblin, i goblin lancieri. Mamma mao. I goblin non lancieri. Capanna goblin. Me la metterei tutti in culo goblin, a morire, che va bene. Gli sta sotto i goblin questo, che fa? Capanna goblin, barbari, arcieri. I nostri cari arcieri. L'arciero normale. Il gigante e le frecce. Cioè io praticamente non c'ho nessun offensivo. Va bene così. Mentre io devo utilizzare, allora, iniziamo subito. La mongolfiera, lo scheletro gigante. Mamma mia. La lapide, dove cazzo è la lapide? Gli scheletretti quelli da uno, che schifo, porca troia. L'orda di scheletri, quindi utilizziamo l'orda di scheletri. La torre bombardiera, bombarolo e scarica. Quindi mia, torre ragazzi. Bombardiera. Pronto a batterti con me quest'oggi? No, in realtà no, vai. Però va bene. Eccoci qua pronti, ragazzi, per il primo match di oggi contro Mike Shosha. Vediamo cosa riusciamo a fare. Attenzione, ragazzi, gli ho rotto il culo. Cioè, detto proprio in francese. Nell'ultimo mi ha rotto abbastanza. Esattamente. Nell'ultimo mi ha rotto il culo assai. Però sto giro, così. Ragazzi, è mazzo scheletri contro mazzo goblin. Sì. Ok, utilizzo questa tattica. Ok, andiamoci così. No, bom, vabbè. Perfetto. Ok, l'importante è che il coso sia avvicinato lì. Quello scheletro deve rimanere accanto alla torre. Vabbè, perfetto. Questo... torre, perfetto. Quindi questo lo mettiamo qui. Dai, scheletrozzo. Dai, scheletro, ragazzi, gigante. Dai, scheletro gigante. Aspetta che faccio così. Dai. Oh, guarda come se ne va via quella torre. Puffete!
Cioè c'hai il mazzo esplosa. Nostro che non più c'hai. No, ho sbagliato a mettere la mongolfiera, cazzo. Io non c'ho niente per potertela cosa. Guarda, c'hai i tuoi cazzo di cosa. Dai, un colpo glielo dai, perfetto. Un colpo glielo. Cazzo, quei così là, quei così là. La torre bombardiera non l'ho mai usata, però è la prima volta che la uso, vediamo cosa che fa. Raga, che fa? Chissà che farà contro gli spawner, che farà? Contro questi che muoiono con un colpetto di minchia, sì che mi rompe il culo. Tanto Mike Shosh, appena arriviamo al secondo minuto, tu praticamente spawni pure sì, Dio. Peccato che ci devo arrivare al secondo minuto. Non credo che, ecco. Quel gigante si avvicina lì. Ok, quella torre è andata. Dai, così. È viva. Quella torre è andata al 99,99%. Sì, guarda che muoiono anche i barbari. Boom! Boom! Sì. Cioè non c'è niente. Non c'è niente d'offensivo. Che ne so. Dai, così che faccio 3 stelle a Mike Shosh. Dai, faccio 3 stelle a Mike Shosh. Ti sei scelto il mazzo. Ti sei scelto. Ah, l'ultimo colpo, dai! Boom! E vince con 3 stelle! Dai! Che schifo! Vabbè, cioè, era un mazzo troppo sbilanciato, Jumpy. Va bene però, Mike Shosh. Adesso abbiamo però una sfida assai importante. Dobbiamo utilizzare un mazzo con le stesse carte. Le carte sono dettate ovviamente dal nostro iscritto. E quindi vediamo chi riuscirà a giocare meglio. Dobbiamo utilizzare il barile goblin, okay. Mike Shosh. Il principe, no. La strega. I barbari, no. L'orda di sgherri. La furia, il domatore e lo scheletro gigante. Mamma mia, Mike questo Shosh. Ragazzi è un mazzo solo in attacco praticamente. Esatto, solo in attacco, non ci sono assolutissimamente difese, quindi qua sarà una partita assai misteriosa, combattuta, esatto. Ok, vediamo chi avrà meglio in questo match. Dai, questo, ragazzi, match finale per questo video. Sono veramente curioso. Davvero, fate le vostre pronostiche. Fate i vostri pronostici, esattamente. E vediamo chi riesce a dominare di più. Lo sai che anche io volevo fare la stessa mossa? L'hai fatta, infatti, pezzo di merda. Dopo che l'ho fatta io, però. Ehi, cazzo, minchia, quel principe è il cazzo. La furia sul subito, principe, ragazzi, sì, subito. Vabbè. Guarda, il coro, guarda. Aspetta, non avevo visto. Ah, vabbè, 1-1 e palla al centro, Mike Shosh. 1 e palla al centro, però oddio. Oh mio Dio, quegli sgherri. Oh mio Dio, con una sola mossa. Oh mio Dio, sarà confuso. Sarà confuso in mezzo al resto, ragazzi. Mamma mia, con una sola mossa ti ho fatto niente una torre e il mezzo castello. Sì, effettivamente con una mossa me l'hai messo abbastanza in culo, perché non avevo visto il domatore. Cazzo, fermati. Non deve avvicinarsi alla torre. Non deve avvicinarsi al castello. Oh cazzo, pure il domatore del merda. Pure il domatore del merda. Ok. No. Ok. Dai, principe. Dai, principe. Dai, principe. No, principe. Se avessi visto quel domatore che si è nascosto lì in mezzo, l'avevo proprio visto. E quindi mi confermo giocatore al mondo, sì, più forte di Clash Royale. Pochi cazzi per dai. Nessuno. L'ho fatto vincere, raga, che poraccio, ha speso già 100 euro, vai. Era solo una questione di chi schierava meglio le proprie carte. Vabbè, ragazzi, sai che c'è, Jumpy Steph, un po' troppo lo sgarzellotto. Che c'è? Raga, arriviamo un po' a sti 50.000 mi piace, poi me faccio io due risate. Detto questo, ragazzi, per questo video su Clash Royale era tutto, spero tantissimo che vi sia piaciuto. Arriviamo a 50.000 like per spacchettare 7 voli magici in Arena 7, sempre se ci arrivo. Ringrazio Mike Shosh per avermi fatto buttare del tutto proprio 100 euro. Bene, grazie a te. Detto questo, ragazzi, vi saluto, la GPTech 100. Ciao.